Procediamo con l'appello. La parola al dottor Molgora per l'appello. Grazie. Allora, Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Ok. Quindi risultano 16 presenti, 16 consiglieri presenti e 9 assenti. Quindi la seduta è valida. Adesso riprendiamo dando la parola all'assessore Perego per l'illustrazione dell'emendamento. Prego. Sì, buonasera, ringrazio il Consiglio, mi scuso per l'attesa e ringrazio gli uffici per il pronto intervento così di emergenza nel fotocopiarci gli emendamenti. Allora, direi che la presentazione del regolamento che andiamo oggi ad approvare in Consiglio Comunale e la delibera che lo presenta è già stato fatto dalla consigliera Pietra e appunto chi era presente in Commissione ha anche già avuto modo di approfondire le caratteristiche di questo nuovo servizio che io appunto ritengo un servizio sociale fondamentale che finalmente abbiamo anche sul nostro territorio. È vero che si parte con un numero comunque ristretto perché quando si avvia un servizio bisogna anche poi verificarne la fattibilità, verificarne l'andamento. Sappiamo ed è immaginabile che le richieste aumenteranno perché è direi consuetudine che comunque l'offerta genera anche bisogno, perlomeno dà voce al bisogno. Spero che oltre a quest'anno e nel corso degli anni riusciremo poi ad ampliare quella la direzione, l'intenzione, la nostra possibilità di risposta. Rispetto alle caratteristiche del servizio, già ha presentato appunto la consigliera Pietra il fatto che si tratti di un servizio educativo e non di un servizio assistenziale, di un servizio di secondo livello, ovvero subordinato alla presa in carico della persona disabile, non su domanda individuale appunto della famiglia. Io credo che, e lo rivendico anche qua, è importante in questo regolamento e in generale nel concetto che sta alla base della volontà di andare verso la presa in carico globale della persona disabile, sia il concetto di rete con tutti i soggetti e tutte le istituzioni che ruotano attorno al minore e alla famiglia del minore. Questo significa le istituzioni scolastiche, le istituzioni sanitarie, oltre che le istituzioni sociali. E credo sia qua importante dire e ricordare cosa vuol dire fare rete, quindi cosa vuol dire che queste istituzioni facciano rete. Quando si fa rete vuol dire condividere finalità, condividere obiettivi, ma anche condividere risorse e condividere azioni. Io credo che davvero in questo modo andremo verso una presa in carico globale della persona disabile. A fronte dei suggerimenti e delle suggestioni che sono emerse in commissione e dai consiglieri di maggioranza e di opposizione, e anche dal pubblico e quindi dal gruppo genitori di sostegno, dal gruppo genitori della nostra famiglia, dell'associazione genitori della nostra famiglia, abbiamo ritenuto importante andare a introdurre un paio di emendamenti per riuscire a esplicitare o valorizzare alcuni punti già contenuti nella delibera, ma proprio per dare voce a quello che è stato il dibattito, io direi ricchissimo, che c'è stato in sede di commissione consigliare. Il primo emendamento che io presento si trova al titolo secondo, alla voce personale, articolo 6, quando si parla delle figure professionali, e in particolare al punto 3, quando tra le figure professionali che operano per la presa in carico globale si fa riferimento all'equipe.
Vedete, l'equipe è referente della presa in carico e della realizzazione degli interventi necessari per il progetto educativo del minore. In particolare, valuta la domanda di presa in carico del minore, e poi qua trovate sulla colonna di destra appunto l'emendamento che propongo, che dice: l'equipe approfondisce gli elementi per definire il progetto individualizzato dedicato al minore. Per definire un progetto individualizzato in linea con il progetto di vita del minore, l'equipe si raccorda con tutti i servizi e le istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche di riferimento del minore e della sua famiglia, con la finalità di condividere obiettivi, risorse ed azioni. Con questo emendamento, appunto, recepiamo il suggerimento, anche posto con forza da tutti i consiglieri e dai genitori, davvero di puntare l'attenzione sul concetto di rete e di condivisione con tutti i soggetti in gioco per il benessere del minore. Il secondo emendamento, invece, che proponiamo per questo regolamento si trova nel titolo terzo, articolo 8, valutazione e lista d'attesa. Al punto 5, in caso di lista d'attesa, si sono definite ovviamente delle priorità. La cosa importante è tenere presente che quando si vanno a valutare queste priorità non si valutano una slegata dall'altra, ma tutte e tre insieme nell'ottica appunto di una valutazione a 360 gradi della persona e della fragilità della persona. Abbiamo preferito declinare in maniera diversa il terzo criterio di priorità, onde evitare fraintendimenti assolutamente fuori dalle nostre intenzioni, per cui anziché trovarvi raggiungono gli obiettivi in minor tempo, troverete appunto che viene data priorità agli interventi in base agli obiettivi necessariamente definiti all'interno di un progetto individualizzato, unitamente agli interventi utili per il loro raggiungimento. Cosa significa? Significa che nella valutazione delle priorità si valutano anche gli obiettivi che l'equipe stabilisce. Sono obiettivi, appunto, ripeto, di tipo educativo e non di tipo assistenziale. Questi sono i due emendamenti che propongo, e per cui appunto il regolamento che oggi siete chiamati a votare come Consiglio Comunale sarebbe emendato in questi due punti. Se ci sono altre domande, rimango appunto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie. Grazie all'assessora Perego. Su questo emendamento è possibile intervenire? Altrimenti andiamo subito in votazione. Visto che non ci sono richieste di interventi, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dall'amministrazione comunale. Inizio votazione, prego. Un attimino, che fa in tempo a votare anche il consigliere Rivolta. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 16. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. Sempre a questa delibera è stato presentato un ordine del giorno, che darei la parola alla consigliera Antonioli, alla consigliera Pietra, per illustrarcelo un attimo. Prego. Sì, grazie Presidente. Sì, abbiamo presentato quest'ordine del giorno, convinti che questo inizio di questa sperimentazione sia molto importante, che questo sia un servizio che finalmente inizia ad operare sul nostro territorio, per fare anche così, ricordare un po' delle raccomandazioni, e direi che ve lo leggo, perché così non mi perdo in parole inutili. Premesso che si valuta positivamente l'attenzione posta da questa amministrazione comunale al tema della disabilità, che si è concretizzata in diversi interventi,
La scelta di attivare sul nostro territorio un servizio sociale fondamentale come quello degli interventi educativi territoriali a favore dei minori con disabilità, l'aumento delle ore di sostegno educativo a scuola e la revisione dei regolamenti e dei servizi per garantire risposte più efficaci, considerato che l'amministrazione comunale da sempre è impegnata nel confronto con le realtà sociali, sanitarie del terzo settore del territorio e valorizza quel luogo privilegiato di dialogo che è il tavolo sulla disabilità del piano di zona, con la programmazione degli interventi sociali e sociosanitari. L'amministrazione ha esplicitamente dichiarato di continuare a realizzare un modello di presa in carico globale della persona disabile. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a realizzare azioni e individuare risorse per realizzare la presa in carico globale della persona disabile, a farsi promotori con le istituzioni scolastiche perché in ogni istituto si convochino i GLH, gruppi di lavoro sull'handicap, previsti dalla legge 104 del 92, articolo 15, così che ogni studente possa avere un PEI, piano educativo individualizzato, che si integri poi col progetto individualizzato definito a seguire e seguito dalla presa in carico del servizio sociale, a sviluppare un modello di relazione con le diverse istituzioni, scuole, aziende ospedaliere, ASL, eccetera, e realtà del territorio, in modo da mantenere l'attuazione del sistema integrato di interventi previsto sempre dalla legge 104 del 92, dalla legge 328 del 2000 e dalla legge regionale 3 del 2008. A chiedere alla Regione e Città Metropolitana che garantiscano ciascun ente, secondo la propria competenza, interventi, risorse e azioni a garanzia dei diritti e in risposta ai bisogni delle persone disabili. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Anche qui è possibile intervenire, altrimenti andiamo in votazione. Consigliere Capone ha chiesto la parola, prego. Grazie Presidente. Beh, la nostra posizione è favorevole sulla sostanza e contenuto dell'ordine del giorno, così come favorevole sull'impianto generale della delibera. Un solo distinguo di carattere politico è che a noi è sembrato l'ordine del giorno un po' troppo elogiativo, perché riteniamo che sicuramente un buon inizio. Noi abbiamo sempre sostenuto di dover attivare una politica di attenzione al mondo della disabilità, ma riteniamo anche che fino ad oggi forse non è stato fatto quello che si aspettavano, che si aspettava il cittadino. Quindi il mio intervento è soltanto per chiarire che siamo d'accordo sul contenuto, a parte la prima parte dove si dice si valuta positivamente l'attenzione di questa amministrazione comunale al tema della disabilità e poi dove si dà sempre impegnata nei confronti con le realtà sociali e sanitarie del terzo settore del territorio e valorizza quel luogo privilegiato di dialogo che è il tavolo. Questi punti riteniamo che così nell'ordine del giorno magari potevano essere eliminati, cioè non compresi, perché quello che contava di più era appunto l'aspetto di contenuto, al quale noi diamo un voto favorevole. Grazie al consigliere Caponi. Se non ci sono altri interventi, metterei in votazione. Al consigliere Iosa, prego. Grazie Presidente. Noi volevamo sottolineare il fatto che abbiamo condiviso e firmato questo ordine del giorno, perché avendo partecipato alla Commissione l'unico punto che ci rimaneva un pochino dubbioso era il fatto che le associazioni venissero poi coinvolte in seconda battuta. E siccome dall'ora di discussione che c'è stata in Commissione sono emersi tanti spunti propositivi, positivi, ma soprattutto legati a persone che comunque vivono quotidianamente la realtà della disabilità, credo che questo ordine del giorno racchiuda tutte le istanze che sono emerse durante la Commissione e anzi apra notevolmente a toccare tutti i punti, soprattutto che sono stati evidenziati non tanto da noi consiglieri, che magari abbiamo espresso qualche dubbio sul regolamento, ma soprattutto sui punti su cui ci hanno invitato a focalizzarci le associazioni che erano presenti quella sera. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra, prego.
come sì, gruppo. Lei interviene come gruppo PD, prego. Va bene, ok. Niente, brevemente per dire, vabbè, nel momento in cui l'amministrazione comunale, l'assessorato servizi alla persona mette in piedi un nuovo servizio che non c'è mai stato a Sesto San Giovanni, si batte per avere a disposizione, che possono sembrare pochi, però 300.000 euro in più per sempre a, per dare servizi a disabilità, non so, io trovo anche corretto che questo venga riconosciuto nella premessa a questo ordine del giorno, per cui sulla premessa ordine del giorno sono pienamente d'accordo. Sono molto d'accordo anche con quanto ha detto la consigliera Iosa, nella parte centrale in cui si chiede un impegno al Consiglio Comunale sono state raccolte proprio, c'è stata questa attenzione a raccogliere le istanze che ci venivano portate dai genitori, che sono forse tra di noi i più competenti in materia, perché vivono tutti i giorni ciò che funziona, ciò che non funziona, le difficoltà e i possibili sollievi che si trovano invece in alcuni servizi, e credo che sia molto importante, come sono molto anche contenta che in questo ordine del giorno sia nominata una legge importantissima su cui prima o poi magari ci troveremo anche a discutere meglio, che è la 104 del 92, per cui ovviamente il gruppo del PD è favorevole. Grazie alla consigliera Pietra. Non mi risultano più richieste di intervento, mettiamo in votazione l'ordine del giorno appena discusso. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Come da regolamento bisogna procedere con la dichiarazione di voto sulla delibera. Iniziamo con i giovani sestesi. Consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Grazie, favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie, noi siamo favorevoli. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, votiamo a favore. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie, favorevole. Ho saltato il Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano, scusa, prego. Grazie Presidente, voto è favorevole. Grazie. Il gruppo Partito Democratico, consigliera Antoniolli, prego. Favorevoli, grazie. Grazie alla consigliera Antoniolli. A questo punto mettiamo in votazione la proposta di delibera indicata a punto 1 dell'ordine del giorno, comprensivo di emendamento approvato. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo alla seconda delibera con l'approvazione del regolamento comunale del servizio trasporto sociale. Anche per questa delibera do la parola alla consigliera Pietro come relatrice di commissione. Prego. Grazie Presidente. Allora, la seconda delibera, come ci ha spiegato in commissione l'assessore Perego, va a disciplinare un servizio che è già presente sul territorio sestese, ma che presentava alcune lacune da sanare, ed è riferita al regolamento comunale del servizio di trasporto sociale. Alcune lacune da sanare, come prima tra tutte quella di non dare priorità all'intervento al trasporto dei minori frequentanti la scuola dell'obbligo, come previsto dalla legge, e anche la necessità di definire dei criteri per l'assegnazione del trasporto. Anche in questo caso ci ha fatto una relazione il dottor Molgora,
e ponendo l'attenzione su vari articoli. Adesso io non sto a riprendere in mano tutta la delibera perché c'eravamo quasi tutti alla commissione, ma traccio così un piccolo percorso all'interno. Nell'articolo 2 ci sono le forme di erogazione del servizio. Il servizio può essere effettuato direttamente dal Comune di Sesto San Giovanni attraverso i propri dipendenti o con volontari, mediante stipula di apposito contratto d'appalto di concessione del servizio con soggetti terzi, mediante convenzione da stipularsi con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali. Le tipologie di trasporto sono trasporto speciale scolastico per gli alunni disabili sino all'adempimento dell'obbligo scolastico, trasporto speciale scolastico per alunni disabili nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole di formazioni professionali, trasporto collettivo per i servizi diurni Sesto San Giovanni e di altri comuni limitrofi, erogato a persone disabili di età superiore ai 16 anni, trasporto continuativo per centri di cura di riabilitazione di Sesto San Giovanni, trasporto collettivo per il centro diurno integrato di Sesto San Giovanni dedicato agli ultra 65 anni. I destinatari del servizio di trasporto sociale sono i cittadini ovviamente residenti nel comune di Sesto San Giovanni. La priorità del servizio si dà a persone con disabilità la cui invalidità è riconosciuta pari o superiore al 67% ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 e di possesso di uno dei seguenti requisiti: frequentanti le scuole dell'obbligo o speciali presenti sul territorio di Sesto San Giovanni, frequentanti le scuole dell'obbligo speciali ubicate in comuni limitrofi, frequentanti le scuole di formazione professionale presenti sul territorio di Sesto San Giovanni o di comuni limitrofi, frequentanti i servizi diurni per persone disabili di Sesto San Giovanni e di altri comuni limitrofi. Interessante il discorso sulla tariffazione: il servizio di trasporto è soggetto a comparazione alla spesa, soggetto a compartecipazione alla spesa a carico dell'utente nelle modalità definite e aggiornate dalla giunta comunale in base all'applicazione dell'indicatore delle situazioni economiche equivalenti. La giunta in particolare definirà il valore ISEE al di sotto del quale la compartecipazione non è dovuta e dovrà prevedere la tariffazione personalizzata in proporzione diretta con l'ISEE del richiedente. Con l'ISEE personalizzato e la tariffazione personalizzata, le piccole variazioni di tariffa saranno proporzionate alle reali possibilità di famiglia. Quindi chi entra in una fascia ISEE superiore per pochi euro avrà una tariffazione che potrà sopportare. Il servizio è gratuito ai sensi dell'articolo 28 della legge 118 del 71 per gli alunni non autosufficienti frequentanti la scuola dell'obbligo. Alla nostra richiesta se questo servizio serviva anche per i centri estivi ci è stato risposto che è un servizio che durerà per 12 mesi all'anno e quindi saranno coperte anche i servizi e le attività estive ovviamente. Poi è stato anche chiesto se il volontario può usare un mezzo del comune ed è stato risposto di sì, e poi si vede di volta in volta qual è l'accordo con i volontari, le cooperative del terzo settore, eccetera. Un invito che ci è stato fatto, è stato notato che a Sesto non ci sono scuole speciali, e semmai questo dovrebbe richiedere un eventuale messa a punto di una scuola speciale sul territorio, un grosso dibattito. Ed è stato fatto anche notare dai genitori che finora era la provincia che doveva farsi carico, ma anche per le scuole superiori fino all'università il trasporto dovrebbe essere gratuito, però qui ci troviamo senza provincia e non sappiamo che ne sarà della città metropolitana. Un'altra cosa che hanno chiesto fortemente i genitori presenti è stato quello di fare una buona pubblicità a questo servizio, perché ci sia un accesso alle informazioni in modo che ai servizi arrivino tutte le famiglie, non solo le famiglie più attente, eccetera, e credo che questo sia un impegno che dovremmo prenderci sicuramente. Grazie, se c'è qualcuno che deve integrare qualcosa lo faccia. Ciao. Grazie alla consigliera Pietra. Quindi su questa delibera apriamo il dibattito. Chi
chiesto la parola il consigliere Rivolte. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. No, mi occorre l'obbligo di intervenire, anche perché credo che le due delibere di questa sera siano due delibere importanti, che segnano un passaggio significativo nell'attenzione che questa amministrazione, questa città ha sempre avuto nei confronti delle persone con disabilità. E lo devo alla mia storia, nel senso che sono arrivato in questa città quasi 30 anni fa come obiettore di coscienza presso una cooperativa del territorio, presso la cooperativa lotta contro l'emarginazione, e poi sono rimasto in questa città. Perché secondo me ne abbiamo bisogno di recuperare un rapporto rispetto a questi temi, non tanto quanto alla costruzione di servizi che in parte ci sono e in parte si integrano con le scelte di questa sera, ma perché io credo che in una situazione di crisi, di difficoltà in cui molte delle risorse, prima fra tutte quelle del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, sono state falcidiate da interventi dei governi precedenti, e comunque in un clima, in una situazione di grande difficoltà degli enti locali e delle famiglie, ritornare un po' alla nostra storia, alla storia di questa città e alla storia all'attenzione che ha sempre avuto e alle esperienze che ha saputo mettere in campo, io credo possa aiutare la città, l'amministrazione comunale ad uscire da una fase di difficoltà o quantomeno a porre un argine più consistente, facendo del rapporto tra gli enti locali, tra l'ente locale, tra le istituzioni del territorio, la scuola, i servizi sociali, i diversi operatori del territorio, le cooperative, facendo di questo collegamento, di questo link, uno degli assi centrali del rapporto, e poi senza dubbio quello dei genitori. Da questo punto di vista io credo che sia stato importante e fondamentale il passaggio dei genitori, dei rappresentanti delle associazioni dei genitori con bambini disabili in commissione. Credo che si debba, faccio adesso l'intervento che avrei voluto fare prima perché le due delibere sono simili, credo che si debba istituzionalizzare, che quello sia un tavolo importante e fondamentale, più di tante altre esperienze che, se vogliamo, da questo punto di vista, nel corso di questi anni ha teso a istituzionalizzare il rapporto col mondo delle associazioni e della disabilità, ma anche col mondo delle marginalità, più che a fare rete, a costruire rapporti e costruire, come dire, un senso di comunità che si appropria delle difficoltà della propria città. Citavo la mia storia perché questa è una città che ha fatto molto e ha fatto storia e ha fatto epoca nel rapporto con l'emarginazione e con la disabilità. Su diversi temi, a partire, come dire, dalla medicina del lavoro nelle grandi fabbriche, che comunque sono un segno significativo di un'attenzione alla salute delle persone, ma anche alla nascita qui di esperienze come la cooperativa lotta contro l'emarginazione, che poi ha gemmato esperienze differenti in città che vivono e che fanno di questa città una delle città con le esperienze più significative. Detto fatto, grande casa e via dicendo, non ne dimenticherò sicuramente qualcuno e farò quindi un errore, però mi sembra importante. E ritornerei proprio a quell'esperienza, quella che nasce a Cascinagatti. Ogni tanto noi descriviamo Cascinagatti come un luogo senza coglierne fino in fondo la potenzialità. Lì nasce la cooperativa lotta contro l'emarginazione, e lì nasce, e in questa città nasce, uno dei primi esperimenti di sostegno alla disabilità nelle scuole, che ha fatto testo e che è diventata fondamentale nel momento in cui si è trasformata in una legge nazionale. Credo che l'assessore all'educazione, alla scuola, fosse quella che poi sarebbe diventata la senatrice, il sindaco Bassoli, senatrice Bassoli, ma comunque ha segnato un'esperienza, così come la medicina del lavoro, gli SMAR di Sesto San Giovanni segnarono un'esperienza e diventarono una legge. Questo fu anche per l'attenzione e per l'intervento delle amministrazioni comunali nelle scuole a sostegno della disabilità. E così è stato per quell'esperienza che è quella di appunto che avviene in Parpaglione, a Cascinagatti, in cui le persone
indipendentemente da quella che è l'istituzione che poi la costruite, la cosa importante e fondamentale che va valorizzata è che lì i cittadini di un quartiere, sicuramente in un'epoca più fervida e più viva, si mettono insieme per, come dire, farsi carico tutti insieme dei disagi del territorio. C'era forte questa cosa, io sono arrivato in quegli anni, l'idea appunto che ognuno dovesse farsi carico di un pezzo, che il quartiere dovesse riappropriarsi delle sue ricchezze ma anche dei suoi problemi, e che quelle dovessero appartenere a tutti quanti, che il quartiere doveva essere un luogo sicuro in cui le persone con la disabilità potessero girare e potessero essere come riconosciute e tutelate in un ambito, in un quartiere. Ecco, tutto questo ha un significato e un'esperienza. Tutto questo è importante, è la storia di questa città. Io credo che questo filo vada recuperato. È ovvio, sono passati 20 anni e molte cose sono cambiate, però io credo che noi dobbiamo ripartire da lì, dar valore alle esperienze che ci sono in questa città, fare in modo che svolgano una parte fondamentale, non nell'erogazione dei servizi, quello compete, come dire, a regole e a percorsi differenti, ma devono essere seriamente coinvolti nel momento in cui noi andiamo a riragionare, a ripensare i servizi in un'epoca di risorse ridotte e di grandi difficoltà. Ecco, io partirei proprio da lì, partirei da queste delibere che pongono un passaggio significativo e che quindi vanno valorizzate per quello che sono e che quindi forse dobbiamo abituarci a costruire percorsi che portano a questo genere di scelte con una condivisione con la città che ci renda più forti, che ci renda più ricchi e che ci, come dire, permetta anche all'amministrazione comunale di farsi conoscere fino in fondo per le cose che sa produrre, che sa fare. Poi io farò la relazione su un'altra delibera che ha tutt'altro taglio, che è la TASI, ma mi sembra importante citarla perché la scelta che abbiamo fatto tutti in commissione rispetto alla delibera seguente che recupera delle risorse della TASI, non la faccio lunga, scegliendo di utilizzare le risorse recuperate proprio per costruire delle detrazioni che andranno alle persone alle famiglie con persone disabili. Ecco, mi sembrava importante ripercorrere un po', perché sennò si perde un po' il significato e si perde anche un po' nella, lasciatemelo dire, nella cronicizzazione, nell'istituzionalizzazione dei percorsi che riguardano i problemi della città. Forse abbiamo appunto bisogno di incontrare più le associazioni, i cittadini che si occupano di questo e di questi temi, le associazioni, ma anche gli istituti, anche gli enti, anche coloro che agiscono sul territorio, e metterle tutte quante insieme, perché da lì può venire una risorsa fondamentale. Credo che comunque questo sia un passaggio significativo, sia uno dei tanti che stiamo facendo rispetto alle persone che vivono questo tempo e quest'epoca di crisi e di difficoltà, molto spesso dovendo combattere con le unghie e con i denti per difendere dei quei diritti che tutti quanti davamo per acquisiti e che invece un ventennio di politiche scellerate ha smantellato in maniera violenta, perché tutti sappiamo che le scuole devono combattere con i propri editorati per avere assegnazioni di ore in più rispetto agli insegnanti di sostegno, cosa che 10 anni fa in questo paese nessuno avrebbe mai pensato di dover fare, che la riduzione delle ore nelle scuole e quindi, come dire, l'eliminazione di ore compartecipate nelle scuole dell'obbligo, nella scuola materna, hanno molto spesso esposto docenti, insegnanti a situazioni che non permettono di seguire gli inserimenti. E forse proprio da qui, così come da qui partirono 20 anni fa azioni significative che segnalano la politica nazionale, bisogna ricominciare per restituire un po' di, come dire, di dignità e di tutela dei diritti di tutte le persone, così come sancisce la Costituzione. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Prego.
Il mio intervento rispetto al collega è un intervento sicuramente più breve e non è un intervento rivolto al passato, perché credo che il tema che stiamo affrontando con queste delibere richiede sicuramente non tanto delle parole o comunque elaborazioni di pensiero che restano soltanto sulla carta, ma interventi immediati, concreti, precisi, diretti. E credo che l'esempio di una politica che metta nella centralità l'uomo, la persona, è proprio dato dal voto unanime di tutte le forze politiche, perché non ci si può contrapporre su argomenti così importanti. Alcuni consiglieri hanno replicato prima il mio intervento quando ho fatto il distinguo di carattere politico. Non è assolutamente una presa di posizione polemica. Noi riteniamo che su argomenti che riguardano la persona ci si debba confrontare apertamente e ben vengano tutte le iniziative di carattere concreto, operativo, che possono dare beneficio alle famiglie, alle persone disabili, perché riteniamo che ci sia ancora molto da fare. E su questo aspetto abbiamo sempre dimostrato una nostra sensibilità, come tutte le forze politiche presenti in questo consesso, e invitiamo l'assessore, invitiamo proprio la Giunta a continuare su questo tema, perché le risposte da dare alle persone, alle gente, alle associazioni sono ancora tante e credo che la politica possa fare ancora tanto in questo settore. Quindi spazio alle idee, alle proposte, ma anche ad una prevalenza di concretezza rispetto ai discorsi che possono sembrare soltanto delle difese di posizione ideologico di una parte politica. Grazie al consigliere Caponi. Non vedo prenotazioni. Se non ci sono più interventi, darei la parola all'assessora Perego per illustrarci gli emendamenti che ha presentato l'amministrazione. Prego, assessore Perego. Grazie Presidente. Sì, mi soffermo solo, vi rubo solo un minuto per una considerazione rispetto all'intervento che stiamo facendo, e questo del regolamento del servizio di trasporto sociale è il primo, nel senso che con questo regolamento noi stiamo avviando una vera e propria revisione dei regolamenti del settore servizio alla persona, affinché si possa andare a declinare nel miglior modo possibile le varie tipologie di servizi che abbiamo, e soprattutto perché declinati e dettagliati molto meglio di quello che è un semplice regolamento di compartecipazione alla spesa come abbiamo oggi, si possa garantire davvero la risposta più efficace possibile e anche la maggiore equità possibile. Per cui l'idea è proprio quella di un mettere mano a tutto appunto il sistema dei regolamenti del settore servizi alla persona, e con questi noi oggi abbiamo iniziato. Due sono, credo, anche gli elementi forti su cui vorrei porre l'attenzione. Da una parte esplicitare quello che è sempre stato considerato un dato di fatto, un dato di diritto, ma che vogliamo ricordare e mettere nero su bianco, che è quello della priorità e della gratuità, per questa priorità del trasporto appunto per i bambini e i ragazzi della scuola dell'obbligo. Ridirlo con forza è dare voce a un diritto che forse troppo spesso magari viene semplicemente dato per scontato. Dall'altra parte anche credo sia importante dire un po' la novità che tariffaria che è contenuta, indicata, poi le tariffe saranno approvate in seguito dalla Giunta, però in questo regolamento, fatto salvo quei casi dove è prevista per legge la gratuità del servizio. Io credo che vada un po' spiegato, vi faceva riferimento prima la consigliera Pietra, la nuova modalità di tariffazione, nel senso che non sarà più una tariffazione, e proviamo con questo regolamento e vedremo poi dopo quali altri servizi sarà applicabile, non sarà più una tariffazione per fasce ISE, perché cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che anche all'interno della stessa fascia ISE vi si trovano condizioni molto diverse fra loro. Per cui questo avviamo con questo servizio e con la compartecipazione alla spesa di questo servizio una nuova modalità di calcolo tariffario, per cui all'ISE
della persona del richiedente, viene applicato un coefficiente in modo che vi sia una tariffa, come dire, personalizzata ma declinata in base al singolo ISE. Quindi ISE con un euro di differenza avranno tariffe comunque diverse. Questo nell'ottica appunto di uno dei criteri che ci siamo dati fin da subito come amministrazione comunale, che è quella di garantire la maggiore equità possibile. Rispetto a questa delibera e al regolamento che ho presentato, anche qua vale il discorso che ho fatto per il regolamento precedente, cioè a fronte di una serie di osservazioni, a fronte, ripeto, del dibattito assolutamente costruttivo che abbiamo avuto nella terza commissione consigliare, ho recepito dei suggerimenti e li presento sotto forma di emendamenti. Il primo lo trovate appunto nell'articolo 2, organizzazione e tipologia del servizio. In particolare al punto 6, dove vengono elencate le diverse tipologie di trasporto previste, al punto 6 elenco lettera D, trasporto continuativo per centri di cure e di riabilitazione di Sesto San Giovanni, abbiamo aggiunto accanto al trasporto continuativo per centri di cure e di riabilitazione di Sesto San Giovanni e comuni limitrofi, proprio perché molto spesso i centri dove avvengono le terapie non sono sul territorio di Sesto, ma sui territori vicini. Abbiamo poi ritenuto importante accogliere il suggerimento che richiedeva di prevedere, ovviamente tenendo conto della disponibilità e dell'ordine di priorità, però anche la possibilità di contemplare il trasporto sociale, in particolare delle persone disabili, al loro luogo di lavoro. Ecco che trovate infatti tra gli emendamenti proposti la lettera F, trasporto al luogo di lavoro. Altro emendamento. All'articolo 3 sui destinatari del servizio, qua lo anticipava la consigliera Pietra appunto nella presentazione e nella relazione, all'articolo 3 destinatari del servizio, alla lettera A, persone con disabilità, primo punto dell'elenco, frequentanti le scuole dell'obbligo speciali presenti sul territorio di Sesto San Giovanni, abbiamo eliminato la dicitura speciali proprio perché sul territorio della nostra città di scuole speciali non ce ne sono, per cui questi sono i tre emendamenti che di fatto nascono dal dibattito che abbiamo avuto la scorsa settimana. Grazie. Grazie alla consigliera Perego. Anche qui, scusa, l'ho declassata, scusa. Anche qui, se non ci sono interventi, lo metterei in votazione. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dall'amministrazione comunale. Inizia votazione, grazie. Fine votazione. Consiglieri presenti 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 17. Consiglio approva. Anche qui è prevista la dichiarazione di voto. Iniziamo col gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Volevo fare una precisazione per quello che mi riguarda, ci riguarda. Io non penso che fare scelte di questo tipo e votare all'unanimità su delibere di questo tipo rappresenti essere politicamente bravi o no. Io penso che saremmo dei poveretti se facessimo delle scelte diverse. E onestamente poco mi interessa nel momento in cui si votano delle cose che riguardano le persone e tra l'altro riguardano anche persone di cui magari noi non conosciamo realmente qual è la vita di tutti i giorni, quali sono le scelte che sono portate a fare, le difficoltà che vivono. Cioè, quindi noi siamo anche tenuti, siamo anche chiamati a scegliere per cose che probabilmente non siamo neanche in grado di valutare fino in fondo. Quindi qualsiasi cosa emerga, qualsiasi intervento migliorativo, da qualsiasi parte venga, se ci sono proposte, iniziative e tutto, io penso che noi abbiamo il dovere non politico, ma morale e di uomini
di fare delle scelte comunque positive. Cioè, a mio avviso possiamo poi discutere su come vengono erogati i servizi, in che modalità, sulle fasce ISEE, su tutto quello che volete, ma su quello che è il contenuto umano, secondo me, non esiste la discussione politica, esiste la discussione di uomini che sono chiamati in questo momento a decidere. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, il nostro voto è favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Sì, grazie. Ne saremo favorevoli. Sicuramente questa è una scelta che favorisce l'offerta, magari anche a fronte di nuovi bisogni o di nuove emergenze sociali, o come dire, di affrontare diversamente alcune impellenze sociali che non sono magari state coperte più come erano coperte una volta da Regione e dallo Stato, è vero. Però il fatto di mettere dei soldi in capitoli di bilancio verso questi settori piuttosto che in altri, questa è una scelta assolutamente politica, consentitemelo, grazie. Grazie al consigliere Nossa. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, volevo dire che condividiamo appieno la scelta politica di questa amministrazione rispetto a queste due delibere, grazie. Grazie. Quindi votiamo a favore. Scusa. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente, il voto del Popolo della Libertà sarà a favore, grazie. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Grazie Capone. Presidente, come già anticipato nel nostro intervento, sicuramente l'indirizzo politico dato su questi temi ci vede concordi e quindi anche il nostro voto è sicuramente favorevole. Grazie consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antoniolli, prego. Grazie signora Presidente. Noi, il nostro voto sarà favorevole e noi pensiamo che con questi due regolamenti questa sera si possa favorire la qualità della vita dei ragazzi disabili, aiutandoli a crescere con le loro diversità, ma con un aiuto e rispetto per il possibile sviluppo della loro autonomia e dando un po' di sollievo alle famiglie. E sono molto, diciamo, siamo molto contenti questa sera di come abbiamo anche saputo lavorare in commissione. Questa ne è la dimostrazione di tutto quello che siamo riusciti a fare oggi. Grazie. Grazie alla consigliera Antoniolli. Quindi sottopongo a votazione la proposta di delibera indicata al punto 2 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale del servizio di trasporto sociale, comprensivi di emendamenti approvati. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 17. Il Consiglio approva all'unanimità. Ha chiesto la parola su questa delibera una precisazione dell'assessore. Prego, prego. Ma non è una parola su questa delibera, ma rubo due secondi al Consiglio ovviamente per ribadire i ringraziamenti che ho fatto in precedenza a tutti i consiglieri per il dibattito che c'è stato, al gruppo, all'associazione, al gruppo genitori di sostegno, all'associazione genitori della nostra famiglia presenti in commissione per gli stimoli che in questi mesi su temi così importanti hanno fatto avere a me e appunto a noi come amministrazione comunale. E poi un ringraziamento appunto ai miei uffici e al dottor Molgora per aver collaborato con me nella stesura di questi regolamenti. Grazie. Grazie, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, aliquote e detrazione TASI 2014, integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale numero 24 del 22 maggio 2014. La parola prima al relatore di commissione, consigliere Rivolta, o prima... Allora, prima l'assessora Montrasio e poi al relatore. Prego.
Sì, mi limito solo a spiegare il motivo del nuovo testo che avete trovato fotocopiato sui banchi. La modifica che trovate conferma la scelta di assoggettare alla TASI anche le case delle cooperative a proprietà indivisa, ma la novità è che propone di destinare il gettito a ulteriori detrazioni, oltre a quelle già previste dalla delibera sulla TASI, per le famiglie con disabili al loro interno. Poiché la proposta dell'amministrazione di questa destinazione è stata condivisa all'unanimità in sede di commissione, abbiamo ritenuto opportuno proporre questo nuovo testo. Consigliere Rivolta, prego, come relatore di commissione. Prego. Velocissimo, la delibera in oggetto integra o sana comunque un vulnus che si era prodotto nella delibera quando abbiamo approvato la delibera e il regolamento rispetto alla TASI. Perché? Allora, innanzitutto, in sede di commissione è stata distribuita a tutti i commissari e poi è stato chiesto durante la commissione di far avere a tutti quanti una memoria scritta dalla dottoressa Fiori che ricostruisce i passaggi e le ragioni per cui arriviamo a questa delibera. Nella sostanza, le case di cooperativa a proprietà indivisa. Per la normativa IMU non erano assimilabili a case a proprietà, a case di non case principali. Per la normativa sulla TASI invece non erano normate. Questo evidentemente per la normativa e per la legislazione italiana crea un vuoto, e in questo vuoto non significa che, non essendo assoggettate a una tassazione, obbligatoriamente faccia riferimento ad un'altra tassazione, e per cui erano rimaste fuori nella costruzione della delibera sulla TASI. A seguito di una serie di quesiti posti al Ministero, invece il Ministero ha specificato che le case di proprietà indivisa non sono assimilabili a vale ancora l'esclusione dell'IMU, quindi della normativa riferita alle seconde case, ma sono invece assimilabili a case principali, quindi abitazioni principali, quindi le cooperative pagheranno le case di proprietà indivisa, pagheranno la TASI come se fosse prima casa, lo pagheranno le cooperative. Altra è la vicenda rispetto a come le cooperative ridiscuteranno con i propri soci, che sono assegnatari e sono contemporaneamente anche proprietari, come dire, dell'ente che possiede le case, e sarà assimilabile a prima casa con le detrazioni di prima casa. Si è deciso poi in seguito, come diceva giustamente l'assessore Montrasio, che dal gettito derivante dalla TASI sulle case di cooperativa proprietà indivisa l'importo verrà destinato, come dicevo anche prima nel mio precedente intervento, a costruire una detrazione di 50 euro per ogni portatore, in ogni famiglia in cui ci sarà un disabile, o l'importo per ogni disabile. Questo importo dovrebbe essere sufficiente, è stato chiesto dai commissari. La discussione è stata una discussione molto rapida e molto veloce, perché tutti abbiamo convenuto rispetto a questa destinazione, e quindi stasera vi proponiamo l'integrazione della delibera di Consiglio Comunale. Spero di non aver fatto troppi pasticci e di aver detto tutto, altrimenti chiedo ad altri consiglieri di integrare. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta, è aperto il dibattito su questa delibera. Risultano richieste di intervento, aspettiamo ancora un minuto prima di passare alla dichiarazione di voto. Allora passiamo direttamente alla dichiarazione di voto. No, ha chiesto la parola il consigliere Nossa.
Ne ha facoltà, prego. Sì, grazie. Chiedo scusa, ero andato a chiedere un'informazione tecnica su alcune cose. No, dunque, è molto semplice. Volevo fare un intervento abbastanza breve, però ci tenevo a farlo. Nel senso che quando abbiamo deliberato la TASI, in questo Consiglio Comunale, le aliquote TASI e tutto ciò che ne era connesso, avevamo detto a più riprese, l'avevo detto io ma l'hanno detto anche altre persone, che su certe coperture, quindi certe diciamo, categorie di persone, bisognava cercare di capire se in futuro potevano esistere o meno delle coperture per agire verso queste detrazioni e quindi verso queste tipologie casistiche. E io personalmente avevo detto, parlo per me, poi qualcun altro al limite parlerà per il proprio intervento, avevo detto che facendo un mea culpa, perché avevo fatto personalmente un mea culpa, che forse si poteva pensare un emendamento sulla TASI relativo a chi ha in famiglia persone disabili. Sono contento a questo punto di questa delibera, che va nel senso di una maggiore attenzione verso alcune fasce della popolazione che in un primo momento non eravamo riusciti a includere nelle fasce di detrazioni, come avevo detto all'inizio. Mi ero permesso di dire queste parole semplicemente perché secondo me bisognava prendere un impegno politico a fronte di nuove entrate o a fronte di minori uscite. E, essendo certo di questo, perché l'impegno politico sicuramente sono impegni pesanti e che lasciano il segno, ero certo di questo conoscendo la sensibilità di questa amministrazione ed ero convinto, parlo per me perché io parlo dell'intervento che avevo fatto, che la prima occasione utile avremmo posto rimedio a tutto questo e in effetti così è stato, quindi un plauso diciamo alla sensibilità, un plauso al fatto che quando parliamo siamo spesso ascoltati, a volte no, ma spesso sì, e questo fa piacere perché, come dire, mette farina nel sacco di noi consiglieri. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Quindi andiamo con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosi. Prego. Grazie Presidente. Allora, nella delibera TASI che abbiamo votato precedentemente, come lista civica dei Giovani Se Stessi avevamo votato contro, motivandola come l'applicazione dell'aliquota massima rappresentasse, a nostro avviso, una non capacità di programmazione. Non abbiamo cambiato idea sull'argomento TASI in generale, ma nel caso della delibera di stasera sull'applicazione della TASI agli alloggi di cooperativa edilizia a proprietà indivisa voteremo a favore, perché secondo noi è giusto. In commissione l'assessore diceva che fare questa scelta equivale a fare una scelta equa. A nostro avviso è una scelta giusta, perché in realtà con la TASI si vanno a pagare i servizi indivisibili e quindi non è che chi abita nelle case di cooperativa vola in città. Quindi siamo pienamente d'accordo su questa scelta e accogliamo ancora di più in maniera favorevole il fatto che questo gettito extra che entrerà venga reinvestito per fare ulteriori sgravi sulle famiglie che hanno al loro interno disabili. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, allora, qualche giorno dopo la famosa delibera sulla TASI ho ricevuto una telefonata di un residente nelle case della cooperativa che mi diceva: è vero che noi non pagheremo, e lui lo diceva quasi infastidito ed effettivamente diceva: non è giusta questa cosa. Siamo il paese dei paradossi, lo dimostriamo anche quando qualcuno che non deve pagare chiede maggiore equità. Con questa delibera questa sera stiamo sottolineando ulteriormente questa caratteristica di sesto dell'equità, e in più stiamo andando a sostenere famiglie che evidentemente hanno bisogno. Quindi non possiamo che votare a favore. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Noi voteremo a favore anche perché questa delibera, secondo noi, ricopre un pezzo, anche se non è forse evidente, di cosa potrebbe essere un bilancio partecipativo o meglio un bilancio sociale. Ossia, a tali entrate
o queste uscite per questo scopo. Quindi è fantastico, benvenga, voteremo a favore. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Per quanto questa nuova aliquota ci trovi favorevole e siamo i primi a dire che sicuramente le detrazioni a carico delle famiglie con familiari disabili ci trova a favore, noi comunque rimaniamo contrari all'impianto stesso della tassa. Pertanto questa sera su questa delibera ci asterremo. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente, ma noi avevamo votato contro la delibera della Tasi. Questa sera condivido nella sostanza quello che è un chiarimento, un'integrazione alla delibera principale, definiamola così, quella che avevamo già votato, che comunque mantiene il peccato originario, cioè l'inasprimento del gettito fiscale nei confronti dei se stessi. Pertanto il voto del Popolo della Libertà sarà di astensione. Grazie. Grazie al consigliere Di Stefano. Gruppo Verso Sesto e consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole, siamo contenti del fatto che già le forze di maggioranza in fase di discussione avevano stabilito di poter destinare, qualora ce ne fosse stata l'opportunità, delle risorse per le famiglie con disabili. Siamo contenti di questa scelta, di questa opportunità che ci siamo ritrovati. Grazie. Grazie consigliere De Noia. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone. Grazie Presidente. L'argomento in sé è sicuramente valido e riguarda un argomento che già prima abbiamo trattato. Noi come lista abbiamo votato contro questa imposta, l'abbiamo motivata, abbiamo chiesto anche una serie di integrazioni di sgravi per le famiglie, ad esempio per le famiglie che hanno figli a carico fino a 26 anni e non era stata accolta. Ecco, questo forse è un po' l'esempio che è stata una delibera un po' troppo affrettata e oggi questa integrazione o chiarimento, come la si vuole chiamare, dimostra proprio questo, che forse sarebbe stato molto più giusto rimandare e ponderare meglio l'impianto generale di questa imposizione fiscale. Il nostro voto comunque non è un voto pregiudizievole, è un voto di astensione, riconoscendo comunque l'opportunità colta da questa delibera. Grazie al consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Sì, grazie Presidente. Il voto del gruppo del Partito Democratico è evidentemente favorevole. Cerco di soprassedere sulla rivendicazione di ogni forza politica della richiesta di destinare queste risorse a un settore piuttosto che un altro. Era un auspicio fatto in molti interventi durante il Consiglio. La Commissione a totale maggioranza, all'unanimità, ha scelto di destinare questa cosa, a questo capitolo, queste risorse. Mi sembra che fosse un atto dovuto, che fosse un atto che dovevamo alla città e ai cittadini. Rimane l'amaro di constatare che in virtù di questa cosa e in virtù anche di comunicazioni di forze politiche rispetto alle ragioni che avevano originato questo errore, perché era un errore, sono stati fatti degli attacchi piuttosto scomposti all'amministrazione comunale, che non si sia colto questa sera l'occasione per, come dire, ricredersi e per rettificare rispetto a questa cosa. Pace, non ce ne faremo una ragione e comunque votiamo a favore. Grazie al consigliere Rivolta, quindi sottopongo a votazione la proposta di delibera indicata al terzo punto dell'ordine del giorno. Aliquote detrazione Tasi 2014, integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 22 maggio 2014. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 17, contrari nessuno, astenuti 4,
Favorevoli 13, consiglio approva. Un attimino che poi vediamo la torta e poi c'è la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Iniziamo la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Grazie. Inizio votazione. Fine votazione. Un attimino. Vabbè, dopo. Consiglieri presenti al voto 16, contrari nessuno, astenuti 4, favorevoli 12. Consiglio approva. Può mettere a verbale la dichiarazione della consigliera Pietro, prego. Sì, voto a favore, Presidente, grazie. Grazie, consiglio approva. Grazie, passiamo al quarto punto, con l'approvazione dello schema di convenzione per la promozione e la gestione coordinata del parco locale di interesse sovracomunale Media Valle dell'Ambra tra i comuni di Brugherio, Pologno, Milano e Sesto San Giovanni. La parola alla consigliera Pennasi come relatrice di commissione. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Siamo chiamati quindi a votare questa sera su una nuova convenzione per il Parco Mediavalle Lambro. Perché? Perché da un certo periodo di tempo ormai è partito un percorso per l'allargamento, l'ampliamento di questo parco, che dove ai territori già presenti dei comuni di Sesto, Cologno e Brugherio si aggiungono dei territori dei comuni di Milano e di Monza. Quindi includiamo nuovi comuni e si allarga il territorio. E questo richiede una nuova convenzione per la promozione e la gestione coordinata di questo parco. Quello che mi interessava riportarvi è stata un po' la discussione che è avvenuta in commissione, dove il presidente Ceccattini, l'assessore Iannizzi e anche l'ingegner Fabri ci hanno raccontato soprattutto quello che è stato un po' il percorso e che abbiamo vissuto anche noi stessi. Perché ovviamente per fare una nuova convenzione è partito ormai qualche anno fa un tavolo intercomunale, coinvolgendo ovviamente più comuni, che ha visto un percorso di condivisione non solo diciamo, con ovviamente gli uffici tecnici dei comuni, ma una condivisione che ha coinvolto i cittadini, associazioni, territori e che è arrivata anche a noi consiglieri comunali. Tant'è vero che questa era la seconda volta che ci trovavamo in seconda commissione a parlare di questa delibera. Nella prima, ad aprile, se non ricordo male, era arrivato un primo schema dove si potevano fare degli emendamenti e delle proposte e il Presidente ce l'ha presentata in commissione dicendo a noi consiglieri, membri della commissione, ma poi allargandola ovviamente a tutti i membri del Consiglio Comunale, c'è un tot di tempo, un lasso di tempo, l'assessore raccoglie le osservazioni e le indicazioni dei consiglieri in modo tale che poi ogni comune fatto questo percorso riporta tutto e si arriva a un unico testo che ovviamente questa sera noi o approviamo o ci asteniamo o bocciamo, ma non possiamo emendare perché deve passare nello stesso modo in tutti i 5 consigli comunali. È stato quindi un lavoro dove poi io ho saputo diversi consiglieri si sono presentati, hanno presentato le loro osservazioni, ci sono stati anche degli incontri con l'assessore Iannizzi, quindi dai 5 comuni sono arrivate delle osservazioni di cui poi si è tenuto conto e arriva un testo condiviso. Io devo dire che questo secondo me è un buon modo comunque di lavorare, anzi forse potremmo utilizzarlo, richiede del tempo, ovviamente ha una sua complessità, poi qui si parlava di 5 comuni diversi, possiamo farlo anche rispetto a delibere che riguardano il nostro comune, però penso sia un buon modo di lavorare insieme, un buon modo di condividere e di costruire insieme che credo che alla fine porti a buoni risultati e funzioni. Quindi arriviamo questa sera con questo testo di cui credo poi il Presidente nella sua relazione ci presenterà i contenuti per sommi capi. C'è già stato un ok delle due province di riferimento, ovviamente essendoci dentro anche Monza, c'è anche la provincia di Monza e Brianza, e questo per noi è un po' il passaggio finale, diciamo.
Non siamo il primo comune a vedere questa delibera in consiglio, è già stata approvata dal comune di Brugherio, dove la delibera è passata all'unanimità, e rispetto a questo discorso è stato fatto un appello proprio da parte sia del presidente Odire sia dell'ingegner Fabbri rispetto all'attenzione dell'importanza di votare all'unanimità questa delibera, perché un parco come questo, che nasce da un Plisquin, nasce proprio dai territori, è importante che arriverà a comprendere più di 1.600.000 abitanti. In questo percorso tra i consigli ha coinvolge 158 consiglieri. È importante questo segnale, se riusciamo a darlo, dell'unanimità, in quanto proprio continuerà a rappresentare un valore per questo territorio e un progetto partecipato, vissuto, un progetto del territorio che non ha quindi un colore politico, ma che è un progetto di tutti noi cittadini. Veniva definito un luogo di relazioni metropolitane dall'ingegner Fabbri. A me è piaciuto molto questa definizione, e anche per questo un luogo di relazioni metropolitane è importante che sia un luogo di condivisione e anche di accordo, e quindi di accogliamo quindi un po' quello che è stato l'appello di dire questa sera questo progetto che ha avuto un percorso lungo, approviamolo se possiamo all'unanimità. Anche perché poi è un progetto che avrà anche una sua evoluzione e un percorso. La delibera che viene dopo, non l'anticipo, ci sarà una sua relazione, però prevede, parla di un progetto specifico all'interno del parco, dove si vede che poi il parco va a presentarsi, va a raccogliere risorse, va a trovare anche presso altre istituzioni e in altri ambiti degli elementi importanti per il suo sviluppo e per la sua crescita, e quindi a maggior ragione è importante questo percorso condiviso e arrivare a presentarsi con l'approvazione nei 5 consigli unanime tra le diverse forze politiche. Questo per noi è un po' l'ultimo passaggio. Cosa succederà poi? Una volta, diciamo, passate nei 5 consigli, approvate nei 5 consigli la convenzione, verrà avviata la richiesta di riconoscimento dell'ampliamento alla provincia. Il tutto si spera di riuscirlo a fare entro la fine dell'anno, in modo tale da avere il riconoscimento dall'1 gennaio e l'avviamento quindi del nuovo parco più ampio con la nuova convenzione dall'inizio di gennaio. Penso di aver riportato un po' quelli che sono stati gli elementi che ci sono stati raccontati, e al di là dell'oggetto in sé, che è un oggetto prezioso che sta crescendo, si sta sviluppando e che ciascuno di noi può apprezzare e potrà migliorare, mi premeva sottolineare anche il modello, appunto il percorso che è stato fatto, che tutto sommato penso possiamo imparare tutti ad applicare magari di più, condividendo di più sicuramente si lavora meglio. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Prima del dibattito inviterei il dottor Ceccattini, presidente del Parco Media Valle dell'Ambro, per relazionarci. Grazie. Devo schiacciare qualcosa? Sì, sente, grazie. Buonasera a tutti. La mia sarà una relazione lapidaria, avendo già esposto, insomma, con dovizia in particolare anche in commissione, ma poi di fatto parlando di questa convenzione ormai da così tanto tempo che temo anzi che sia giunta noia, piuttosto che avere il dubbio che qualcuno non la conosca perfettamente. Ci tengo a sottolineare alcuni aspetti di questa convenzione senza entrare nel dettaglio. Il fatto che questa convenzione sia stata scritta appositamente per un PLIS che è diverso da tutti gli altri parchi sovracomunali, sono circa 90 in Lombardia, non assomiglia a nessun'altra convenzione, perché questo parco non assomiglia a nessun altro parco. La seconda cosa che vorrei sottolineare è il mantenimento di Sesto nel ruolo di capofila del parco. Ci tengo a sottolineare che questa cosa non è mai stata oggetto di trattativa, nessuno ha mai messo in discussione questo. Ci tengo a sottolinearlo però non per motivi campanilistici, ma perché in questo ravvedo la
comprensione da parte di tutti del vero significato di questo progetto, che è quello di disegnare una nuova centralità metropolitana. Vorrei sottolineare l'assoluta novità poi di questa convenzione rispetto alla convenzione attuale, che la nuova convenzione amplia i poteri di indirizzo politico e di controllo amministrativo dell'Assemblea dei Sindaci, mantiene con leggere modifiche uno strumento che ha funzionato fino adesso, cioè il forum consultivo, e introduce una novità che è quella dell'ufficio operativo del parco, che di fatto significa il passaggio dalla fase in cui i protagonisti sono stati i comuni con il parco, alla fase in cui il protagonista potrà essere il parco insieme ai comuni. Concludo con un appello che ha già anticipato la consigliera Penase. Se pensate, insomma, è un appello, concludo così. In questi 6 anni abbiamo incontrato nel nostro percorso, calcolavo 7 sindaci e 2 commissari nell'arco di 6 anni in 3 comuni. Da tutti abbiamo avuto appoggio e fiducia incondizionata e colgo l'occasione per ringraziarli tutti, naturalmente in particolare i sindaci che mi hanno conferito delega per fare il presidente del parco, cioè il sindaco, l'ex sindaco Oldrini e l'attuale sindaco Chittò. Naturalmente fiducia e appoggio non sono sufficienti, questo progetto ha bisogno di un largo consenso politico per poter proseguire. Questa serata c'è la dimostrazione che questo progetto ha ampliato i propri consensi, ha il parere positivo delle province, alla regione che ci ha appena finanziato un pezzo di un progetto. Abbiamo bisogno di un largo consenso e quindi l'appello è, se pensate che che il lavoro che è stato fatto in questi 6 anni sia stato positivo, se pensate che questo lavoro abbia teso a coinvolgere tutti e non escludere nessuno, insomma, se non avete motivi importanti per opporvi, io vi chiedo di dare a questa convenzione un contributo straordinario, che è quello di un largo appoggio. Ve lo chiedo con rispetto per il ruolo che ricoprite e con affetto, perché poi alla fine questo lavoro altro non è che un gesto di affetto verso questo territorio e i suoi abitanti. Grazie. Grazie al Presidente Ceccatini. Su questa delibera apriamo la discussione, prego. Chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, io ho avuto il piacere di incontrare ad aprile il Presidente Ceccatini e gli uffici per discutere della delibera di cui andremo a votare stasera. Purtroppo in aprile io non ero riuscita a partecipare alla commissione, per cui coinvolgendo anche gli altri consiglieri comunali degli altri comuni che sono coinvolti del movimento, tranne a Cologno perché non abbiamo una rappresentanza lì, abbiamo deciso di proporre di fare delle nostre proposte, di apportare delle modifiche a questa convenzione che entrassero più, cioè che rispondessero di più delle nostre esigenze. L'incontro trovo che sia stato estremamente favorevole e positivo. Seppur non tutte le nostre proposte non siano state accettate, non è che non sono state accettate perché non erano accettabili, bensì perché erano state declinate in maniera diversa in altri punti della convenzione. Laddove le nostre proposte erano accettabili, abbiamo avuto il piacere di essere stati parte attiva anche nella stesura, seppur in una porzione microscopica, però abbiamo dato il nostro piccolo contributo.
A seguito di questo incontro poi ho riportato anche agli altri consiglieri, i quali ad esempio appunto a Brugherio sono i primi che hanno votato, hanno dato il parere favorevole e di conseguenza non potremo far altro che dare parere favorevole anche noi a questa convenzione. A questa convenzione. L'unica cosa sulla quale noi abbiamo puntato molto durante l'incontro è stato quello di mantenere il verde il più possibile verde, di evitare che in futuro, laddove è possibile, i comuni non decidano di ritirarsi e andare a costruire laddove adesso, perché purtroppo potrebbe esserci anche questa opzione, noi non possiamo in alcun modo evitare questo, però speriamo che il verde, che l'impegno che viene preso stasera e nelle sere future dagli altri comuni venga poi mantenuto. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Di Volta. Grazie Presidente. Per dire un po' di cose rispetto a questa delibera. Io credo che noi siamo di fronte a un passaggio significativo ed importante. Qualcuno diceva che questo, come dire, allargamento del parco della Mediavalle dell'Ambro al comune di Monza e al comune di Milano è nella sostanza una vicenda di carattere metropolitano e difficile non essere d'accordo. Io credo che i parchi per loro natura, soprattutto i PLIS, ma in genere siano gli ambiti privilegiati di una sperimentazione o di un incontro tra i diversi enti. Lo sono per ragioni, come dire, geografiche, ma sono anche perché molto spesso intorno ai parchi, soprattutto rispetto a un PLIS come questo, dove le risorse in ballo sono molto ridotte, sono un luogo in cui i campanilismi arretra il campanile e si manifesta probabilmente la parte migliore della politica, quella che sa mettere a servizio ed in efficienza i rapporti tra i diversi enti. Credo che l'obiettivo di questa sera, raggiunto grazie alla caparbietà del Presidente, all'ostinazione, sia un bello obiettivo e sia... lo si debba molto al lavoro del Presidente. Io voglio ringraziarlo qui questa sera, perché da molti anni si dedica con impegno e con quell'affetto che di cui parlava prima questo lavoro. Voglio ricordare un lavoro assolutamente non retribuito, un lavoro che probabilmente richiede molte ore di lavoro, un grande impegno, tutta la capacità politica del Presidente di costruire rapporti, relazioni con i sindaci, con i consigli comunali. E poi ci sta il fatto specifico, il fatto di un parco che cresce, che nasce lungo una ferita di questo territorio. A me in genere non piacciono, non mi appassionano sopra alcune cose che girano su Facebook, sulla rete, però non so se credo che capiterà a tutti quelli che sono stati in rete a lungo di aver visto l'esempio di questa tazza giapponese le cui fratture sono evidenziate nella ricucitura. E mi veniva in mente guardando la cartina del parco della Mediavalle dell'Ambro, in fondo questa è un fiume, ma è stato anche un fiume che, e lo è ancora in parte, degradato, è stato anche il luogo, il retrobottega delle città di questo territorio, così come lo sono spesso i luoghi di confine delle nostre città. Mi è capitato di dire che la città metropolitana si doveva manifestare e si manifesterà in primo luogo nei luoghi, negli spazi di congiunzione, è lì che avviene la nuova... il tessuto metropolitano. È lì che i diversi comuni costruiranno lo spazio comune di intervento e di costruzione di politiche. Un po' questo è quello che avviene col Parco della Mediavalle dell'Ambro, che addirittura esce rispetto alla provincia di Milano e quindi al territorio della città metropolitana e volendo potrebbe anche proseguire più in su.
Io che sono di origine brianzole so quanto sale ancora il Lambro e quanti ancora sono i territori scempiati, insomma rovinati, abbandonati. Le rive dei fiumi in questo paese sono classicamente questo, molto spesso sono il luogo dove si scarica, dove si abbandonano i rifiuti. Così non è in questa porzione di territorio, non lo è grazie al parco, così questo spazio, questo luogo diventa appunto un luogo di grande vivibilità. Poi, come tutti i parchi, ha un tempo di crescita e di consolidamento nell'opinione pubblica di una città, però io credo che se qualcuno di noi va al Parco Nord la domenica, in una bella domenica, si rende conto di cosa quel brano di territorio che fino a 10-15 anni fa sembrava una landa un po' spelacchiata, soprattutto così la vedevano appunto i brianzoli che scendevano verso Milano, ora è un luogo di grande socialità, di grande vivibilità, è un luogo della memoria, è un luogo, è tante cose tutte insieme, è tutto quello che può avvenire in alcuni spazi in città come compresse come la nostra. E quindi mi sembra un punto d'arrivo importante. Io partecipai un po' di anni fa agli Stati Generali in cui il presidente Ceccattini lanciò l'obiettivo di arrivare a questa destinazione. E ci siamo ed è un fatto significativo, è un fatto molto bello. Io chiudo qui dicendo che anche la delibera seguente, per evitare di rintervenire, dimostra una capacità di chi si sta occupando di questa vicenda, di questo parco, anche di costruire luoghi di intervento comuni, come è stato spiegato, col Comune di Cologno, anche capacità di condividere le risorse e agire insieme per il loro utilizzo, ma anche una capacità di reperire risorse fuori dai nostri bilanci, una cosa di cui abbiamo grande bisogno e quindi una cosa che testimonia, ed è testimonia anche per la nostra amministrazione, di una capacità che nei prossimi anni dovremo sapere sviluppare di più. Mi tolgo un sassolino in occasione di un dibattito di molti anni fa rispetto a questa vicenda del Parco della Memoria del Lambro, qualcuno parlò di aria fritta. Direi che siamo a un passaggio che dimostra quanto quella vicenda fosse poco aria fritta, ma fosse qualcosa di molto concreto e di molto reale. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta. Lasciamo aperto ancora gli interventi. Direi di passare subito con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Se Stesse, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Ma noi accogliamo in maniera positiva l'ingresso dei due nuovi comuni, abbiamo seguito con attenzione il lavoro fatto in commissione e riconosciamo al Presidente un buon operato e quindi sicuramente il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, ringraziando anche noi il lavoro del Presidente, favorevoli. Grazie consigliere Foggetta. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Grazie, noi siamo favorevoli, questo è un esempio secondo noi dove la passione ha superato certi ostacoli che in altre situazioni forse non si riescono a superare. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi. Grazie Presidente, voteremo a favore. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente. Una considerazione. Innanzitutto un ringraziamento al Presidente per la passione, la caparbietà, l'impegno che ci mette nell'affrontare questo percorso che ha portato alla creazione, diciamo, di un PLIS, ma con delle dimensioni da parco regionale.
e da un punto di vista, diciamo, politico non ci sono valutazioni che possono intervenire, in quanto l'argomento è trasversale ed è nell'interesse di tutti, del territorio, di tutti i cittadini. Pertanto il voto sarà favorevole. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Di Stefano. Gruppo verso sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie. Gruppo sesto nel cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, raccogliamo l'appello che è anche ampiamente motivato, oltre che dai fatti, dal progetto accompagnato, quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Il Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente, riconoscendo il progetto che è molto importante, il fatto che si siano aggiunti anche Milano, i comuni di Milano e Monza è una cosa molto positiva, riprendendo gli interventi fatti sia dalla consigliera Pennasi, dal consigliere Rivolta, ringraziamo anche noi il Presidente e con molto affetto per la città di Sesto San Giovanni, per il parco, per l'ambiente, il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie. A questo punto allora mettiamo in votazione la delibera indicata al quarto punto. La rileggiamo. Approvazione dello schema di convenzione per la promozione e la gestione coordinata del parco locale di interesse sovracomunale Media Valle del Lambro tra i comuni di Brugherio, Cologno, Milano, Sesto San Giovanni. Inizia votazione. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 17, il Consiglio approva all'unanimità. Dopo l'uscita della torta c'è la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Iniziamo la seconda votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 17, il Consiglio approva all'unanimità. Prima di passare la parola al Sindaco, volevo ringraziare anch'io il Presidente Ceccatini per il lavoro prezioso che sta portando avanti. Grazie. La parola al Sindaco. Grazie Presidente. Io voglio ringraziare personalmente tutti i consiglieri comunali che questa sera hanno votato in modo favorevole per questa importante delibera. È un ringraziamento che ha una forza maggiore anche perché alcuni consiglieri comunali hanno accompagnato fin dall'inizio la nascita di questo PLIS, insomma, altri si sono aggiunti ma ne hanno capito pienamente l'importanza anche progettuale per il futuro. L'unanimità in questi casi non è una stelletta che qualcuno si mette sulla giacca, ma è l'importanza che questo progetto deve avere proprio per il futuro, perché deve avere il massimo della condivisione, come veniva anticipato prima anche dalla consigliera Pennasi e dal consigliere Rivolta. Nella delibera successiva parleremo ancora di parco e della capacità che il parco ha avuto grazie al lavoro che è stato fatto dalle persone che tanto l'hanno amato in questi anni e che tanto ce l'hanno fatto amare, porterà anche delle risorse. Allora ecco che l'importanza dell'unanimità e, ripeto, di questo anche molto affettuoso appello al voto da parte del Presidente. Poi anche personalmente e a nome della Giunta un ringraziamento al Presidente Ceccatini che in tutti questi anni ha accompagnato il progetto facendocelo veramente, veramente amare. E arrivare a questo momento, ricordando, prima venivano ricordati i numeri delle persone coinvolte, il percorso, le tante riunioni che sono state fatte, è un lavoro di tessitura quotidiana, è molto delicato, che non va mai abbandonato, che bisogna continuamente coltivare con pazienza.
e credo che questo non sia un lavoro. Infatti Luca Ceccattini non viene pagato per questo e non lo fa per lavoro, lo fa per passione. Le persone hanno un valore quando sposano e fanno proprio questi progetti. L'avete fatto voi questa sera con questo voto, lo ha fatto il Presidente insieme a tutte le persone che lavorano con lui e agli uffici, e vedo qua presente anche l'ingegner Fabri e il dottor Casati, che si occupa appunto direttamente per Sesto ovviamente del parco. Quindi non posso che esprimere la mia soddisfazione, anche perché si sta parlando e si è deciso questa sera di un pezzo importante di trasformazione della città, di un'idea di città. Grazie. Grazie al Sindaco. Passiamo al quinto ed ultimo punto dell'ordine del giorno. Contratto di Fiume Lambro settentrionale, progetto di riqualificazione naturalistica lungo le sponde del Fiume Lambro. Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni, in qualità di ente attuatore dell'intervento per la progettazione e la realizzazione dell'intervento previsto dall'accordo quadro sviluppo territoriale, contratto di fiume del Parco Media Valle dell'Ambro. La parola al relatore di commissione, consigliere Rivolta. Consigliere Rivolta, è lei il relatore? Mi risulta che è lei, consigliere Rivolta. Se posso, era lui. Allora, prego. Ripercorro gli appunti. Sì, lo introducevamo con la delibera precedente, in realtà. Cioè, questo parco che si sta sviluppando, che in realtà appunto c'era già oggi, diventa più grande, almeno per quanto riguarda la volontà del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, è un parco che ha tutta una progettazione all'interno, divisa tra l'altro in aree che ci venivano raccontate. E c'era un'area di queste all'interno del parco che era una di quelle ancora su cui intervenire, perché non si erano ancora trovate le risorse per intervenire. Ci è stato detto quindi che si è aperta una finestra di un finanziamento, un'opportunità regionale, e che questa finestra è stata colta. Prima di arrivare alla sostanza, cioè al fatto che comunque sono arrivati dei soldi, un contributo anche importante, io me l'ero scritto, siccome doveva fare la rivolta questa relazione, 442.500 euro. Questa è la sostanza di soldi che arrivano. È stato importante anche come il parco si è preparato, cioè ci è stato raccontato che non è che una volta che si è aperta la finestra hanno detto c'è un'opportunità, che cosa presentiamo? No, anche qui c'era stato un percorso di lavoro, di studio, di ricerca che aveva coinvolto l'università, che aveva coinvolto i cittadini e i territori, da cui era nato questo progetto, il diario della bicicletta, se non ricordo male è il risultato. Quindi non si è colta l'opportunità di un finanziamento e quindi proviamo a presentare qualcosa, ma in questa area, in questo pezzo di parco che va dalla Cava Melsa via Pisa circa come percorso, ma riguarda sia la sponda di Sesto che la sponda di Colonna, c'era già una progettazione in corso, una progettazione che non è solo territorio, ma anche racconti della vita di quei luoghi, e quindi un diario, e quindi ovviamente era un progetto di pregio che quando si è aperta l'opportunità ha trovato poi una risposta positiva da parte della Regione. Una risposta positiva che ci dà delle risorse per fare gli interventi che riguardano dei percorsi naturalistici che ci avvicinano un po' al fiume, nel senso che non sempre è facile all'interno del parco avvicinarsi al fiume e condividere, diciamo, vivere il profumo del fiume Lambro. Invece questi percorsi, che non saranno percorsi ciclabili ma percorsi pedonali o se si vuole con la mountain bike, comunque saranno dei percorsi dove noi cittadini potremo avvicinarci e vivere di più, e quindi rendere più accessibile, perché uno degli elementi su cui il parco, che però è un giovane parco e quindi ha tutto il tempo per lavorare, deve lavorare, viene detto spesso, questo tema dell'accessibilità sia dalla città dentro al parco sia all'interno. Questo è un pezzo che aggiunge accessibilità e vita a questo parco. Ora, cosa poi l'oggetto qual è? Che
il capofila deve essere uno, e quindi sostanzialmente si va a regolare poi come questo contributo verrà preso. In questo caso diciamo la stazione appaltante la fa il comune di Sesto San Giovanni, ma le risorse saranno utilizzate sia per il territorio ossestese che per il territorio di Cologno. Al netto, tra l'altro, nel senso che non verranno attivate delle consulenze esterne, verranno utilizzate come personale le strutture interne, veniva citato l'architetto Casati, già presenti e competenti, che conoscono il parco e sanno lavorarci. Quindi queste risorse verranno, se non ho capito male, interamente destinate e investite per gli interventi direttamente sui percorsi e quindi sul parco. Quindi è una storia del tutto positiva, perché dimostra che un buon progetto ben fatto è capace di portare delle risorse che valorizzano poi il nostro territorio. E inoltre sperimentiamo anche una cosa un po' nuova, cioè cosa succederà? Che a questo punto a gestire queste spese sarà, dal punto di vista formale, il comune di Sesto San Giovanni, sebbene alcuni interventi saranno anche sul territorio di Cologno. E quindi, sempre in quella logica un po' anche di andare oltre la dimensione comunale, ci sarà un modello per cui si spenderanno dei soldi gestiti dal nostro comune su un altro territorio, e forse sempre di più dovremmo trovare per gli interventi, per esempio, del territorio, ma anche in altri settori, dei modelli simili che sicuramente rendono più efficiente il fatto che non ognuno fa il suo pezzettino, ma con una logica condivisa e con gli uffici che lavorano insieme si riescono a gestire anche le risorse economiche. Non è un passaggio banale dal punto di vista amministrativo, magari gestite appunto da un comune come in questo caso, e poi che ricadono su territori non solo del comune stesso. C'è stata una domanda del consigliere Rivolta durante la commissione, che chiedeva proprio: ma si va verso una logica di maggiore accessibilità e fruibilità? E appunto gli era stato detto: beh, è proprio il senso di questo progetto, aumentare la possibilità da parte dei cittadini di utilizzarlo e di viverlo, e quindi non solo un territorio, ma un luogo proprio di sistema di relazioni e di socialità. Spero di aver riportato tutti gli elementi della commissione. Grazie. Grazie. Prima degli interventi inviterei l'architetto Casati, così gentilmente ci racconta le fasi del progetto di riqualificazione naturalistica lungo le sponde del fiume Lambro. Prego. Buonasera a tutti, cerco di raccontarvi brevemente i contenuti di questo progetto che appunto vi proponiamo questa sera. Molti appunto dei contenuti li ha già anticipati il consigliere Pennasi, che, come vi diceva, appunto, come ha sottolineato, diciamo, il progetto prende avvio da, o meglio, è il momento di convergenza di progetti che il parco ha avviato nel corso di questi anni e che sono stati appunto sviluppati in parallelo. Il primo progetto del quale appunto dal quale trae origine il finanziamento di cui parliamo questa sera è il contratto di fiume Lambro Settentrionale, che è uno strumento di programmazione negoziata finalizzato alla riqualificazione dei bacini fluviali. In particolare, in questo caso, l'accordo appunto quadro sottoscritto nel marzo 2012 è legato appunto alla riqualificazione del fiume Lambro e vede come protagonista il promotore Regione Lombardia, ma come sottoscrittori molti dei comuni che fanno parte, appunto, che vedono il loro territorio interessato al fiume Lambro, fra i quali appunto Sesto e anche il parco appunto Mediavalle Lambro, quindi un parco locale di interesse sovracomunale. Il parco addirittura, questa è un'immagine appunto del territorio dei bacini appunto fluviali del Olona, Seveso e Lambro, il parco si è addirittura proposto in questo accordo quadro di sviluppo territoriale come coordinatore di una delle unità paesistico ambientali dell'ambito. Ecco, ok, qua non so cosa succede, ma è un errore reversibile che ci crea un po' di problemi. Allora provo a riattivare. Ok.
questo crea un po' di problemi alla mia relazione, nel senso che dopo questo avrei dovuto presentarvi qualche tavola del progetto, ma questo ci mette un po' in crisi. Come? Provo a ricaricare il file, scusatemi. Sì, allora io direi all'architetto Casati di fare un'illustrazione verbale, anche perché mi ha riferito che in commissione è già stato proiettato il video. Poi magari faremo un'altra commissione in merito. Prego.
Sì, allora in realtà appunto le tavole non sono state mostrate in commissione, ma comunque sono allegate alla documentazione che avete e comunque possiamo mettere a disposizione. Io mi scuso del contrattempo, cerco di presentare verbalmente il progetto, anche se chiaramente presentare appunto un progetto paesaggistico senza il supporto delle immagini diventa un po' complicato. Come vi dicevo, il progetto è un momento di convergenza fra due diciamo progetti politiche che il parco ha promosso in questi anni. Il primo è quello che cercavo di illustrare, che è il contratto di fiume, che è questo appunto programma appunto di programmazione negoziata con Regione Lombardia e altre istituzioni per la appunto per la promozione della riqualificazione del fiume. E il secondo progetto è quello del quale appunto parlava nella sua relazione il consigliere Pennasi, che è quello che va sotto il nome di Diario di una bicicletta. Questo secondo progetto è un progetto di collaborazione fra il Parco e il Politecnico di Milano, in particolare il Master Paesaggi Straordinari del Politecnico di Milano, attraverso il quale è stato elaborato nel corso degli anni un progetto piuttosto articolato di percorsi ciclopedonali nell'area mediana del parco, che va dalle collinette di Cologno sino, diciamo, all'area di Via Pisa di Sesto, passando attraverso piazzale Hiroshima e Nagasaki a Sesto, quindi il piazzale antistante del cimitero, e nel comune di Cologno Viale Spagna. Diciamo, questi due progetti hanno trovato una convergenza in questa opportunità offerta da Regione Lombardia tramite il contratto di fiume, opportunità di finanziamento che è stata accolta proprio grazie alla disponibilità di un, tra virgolette, progetto nel cassetto, un progetto appunto già abbastanza avanzato, che è quello appunto della professoressa Bianchessi del Politecnico e del Diario di una bicicletta. Questo progetto di piste ciclopedonali in realtà è stato in qualche misura adattato al tipo di fondo e di disponibilità della Regione Lombardia, quindi è stata stralciata da questo progetto più ampio prodotto anche attraverso la collaborazione con i cittadini e le associazioni locali, è stata stralciata tutta la parte che fosse più legata alla riqualificazione del fiume, in particolare appunto, come dice il titolo del progetto, quella dei percorsi naturalistici lungo le sponde. In particolare sono, diciamo, descrivendo verbalmente questi progetti, sono degli interventi sia sulla sponda di Cologno che sulla sponda di Sesto, ove possibile, per creare una serie di percorsi appunto naturalistici con un percorso pedonale instabilizzato che consenta la fruizione delle sponde e con, laddove possibile, l'incremento dei gruppi vegetali presenti. Oltre a questo è anche prevista la possibilità di recuperare la Roggia Parpagliona di Sesto con un percorso che appunto unisca la via Parpagliona con il piazzale di appunto antistante il cimitero. Purtroppo appunto non vi posso presentare le tavole del progetto, rimando appunto alla documentazione che comunque avete a disposizione. Chiudo parlando qualche secondo dell'iter appunto per concretizzare questo finanziamento. Una delibera della giunta regionale ha già assegnato al Parco Mediavalle Lambro e al Comune di Sesto di Cologno 442.500 euro che finanziano al 100% questi interventi. Per diciamo acquisire concretamente questo finanziamento è necessaria una convenzione fra Regione Lombardia e l'ente attuatore, che è la convenzione che appunto voterete questa sera. Siccome l'intervento previsto è su due comuni, Sesto e Cologno, prima di questa convenzione Regione Lombardia appunto ha chiesto agli enti cointeressati di accordarsi attraverso un protocollo d'intesa sull'ente che dovesse fare da appunto ente attuatore, quindi sull'ente che poi si assumerà l'onore e l'onere di
guidare questa progettazione e la realizzazione degli interventi. Concordemente con il Comune di Cologno è stato fatto questo protocollo, appunto il Comune di Cologno ha accettato che fosse Sesto, anche in qualità di Comune capofila del parco, a fare da ente attuatore, quindi ad assumersi la responsabilità di questo finanziamento. Direi che non c'è altro da aggiungere. Appunto, mi scuso di nuovo per non aver appunto potuto proiettare queste immagini, mi prendo l'impegno per appunto chiunque fosse interessato a renderle disponibili. Comunque avete già gran parte del materiale allegato alla relazione, alla delibera di consiglio, e appunto per chiunque fosse ulteriormente interessato ad approfondire, appunto non esitate a contattarmi, io mi rendo disponibile, per scusarmi ancora di questo inconveniente, appunto mi rendo disponibile a spiegare qualsiasi dubbio o ulteriore appunto interesse voi abbiate nei confronti del progetto. Vi ringrazio. Grazie a lei, architetto Casati. E anche senza le immagini è stato molto esaustivo. Se non ci sono interventi, darei subito la parola per la dichiarazione di voto. Non mi risultano interventi, passiamo subito. No, volevo solo scusarmi per l'equivoco di prima. Me la potrei cavare con una battuta dicendo che l'ho fatta per mettere alla prova il Presidente, ma siccome il Presidente è stato così bravo, direi che la battuta sarebbe stupida. Niente, non c'è stato un fuggi-fuggi finale in cui abbiamo cercato di scaricarci reciprocamente la relazione, e in questo io ho combinato un pasticcio. Volevo dire solo una cosa che riguarda più il tema del precedente, ma secondo me lo suggerisco a tutti. La vicenda di questo parco è una vicenda metropolitana, ma ha un baricentro che è Sestese, e forse da questa cosa, se la città di Milano imparasse e capisse, perché in questo caso è l'Interland che attrae la città metropolitana, anziché essere la città metropolitana. Il problema dei milanesi molto spesso invece è che pensano alla centrale metropolitana come a un'estensione di Piazza Duomo che arriva fino alla provincia di Monza. Invece la realtà è che un esperimento di città metropolitana, uno dei più importanti e dei più significativi, avviene con un centro diverso da quello di Milano, che ci dice che secondo me la città metropolitana o nasce con tanti centri, o nasce policentrica, o non è e non esiste. Grazie al consigliere Rivolta. Non ci sono interventi. Gruppo Giovani Sestesi per la dichiarazione di voto. Consigliere Aiosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Sinistra Ecologia Libertà, consigliere Nossa. Noi siamo favorevoli, grazie. A onor del vero, il file che aveva preparato l'architetto Casati era perfetto e andava benissimo. Probabilmente era un problema al computer, non è stato un problema umano e tantomeno dell'architetto Casati. Era solo per chiarire un attimino la situazione. Grazie. Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi. Grazie Presidente, voteremo a favore. Grazie Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie, questa sera ci sto prendendo gusto, voteremo a favore. Grazie Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, favorevoli. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, noi stiamo consumando il tastino del sì, quindi anche noi favorevoli. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie Presidente, a favore. Grazie. Allora mettiamo in votazione la delibera indicata al quinto punto dell'ordine del giorno. Non la rileggo perché ormai sappiamo di cosa si tratta. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 16. Rifacciamo subito la votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Aspetta. Fine votazione. Un attimino, consiglieri presenti al voto 16, contrari nessuno, astenuti nessuno.
Favorevoli 16. Il consiglio approva all'unanimità. Prima di chiudere, vorrei do la parola all'assessore Iannizzi per dire quello che vuole. Prego. Grazie Presidente, ma vi ruberò proprio un minuto, quindi non vi preoccupate. No, volevo intervenire perché volevo anch'io assolutamente associarmi ai ringraziamenti e ringraziare sia tutti i consiglieri e consigliere per questo voto, che credo anch'io sia assolutamente importante e ponga le basi per quello che può essere anche un ulteriore sviluppo, a mio avviso, di questo percorso, che è stato un percorso, devo dire, lungo, a volte faticoso, ma che ha dato dei risultati, devo dire, molto, molto belli ed importanti. Per cui un ringraziamento a tutti i consiglieri e consigliere che sono stati parte insieme a noi di questo processo, perché poi, come è stato ricordato all'inizio, lo abbiamo costruito insieme. Io credo che questo sia proprio un valore aggiunto da sottolineare. E poi permettetemi un grosso ringraziamento a Luca Cercatini, che, come ha ricordato Andrea Rivolta, il consigliere Rivolta, è un presidente che sta facendo il suo lavoro da tanto tempo e lo fa gratuitamente, lo fa con una passione che credo non abbia eguali. E un grosso ringraziamento anche a tutti coloro che all'interno poi dei vari comuni, in particolare a Sesto San Giovanni, ma vale anche per gli altri, hanno contribuito, insomma, a questo percorso. Qua ci sono l'ingegner Fabri e l'archeato Casati, che sono stati parte integranti di questo percorso, a cui veramente va un grossissimo ringraziamento, perché anche loro, come dire, anche grazie a loro siamo arrivati fino a qua. Quindi grazie a tutti e a tutte. Grazie. Io ringrazio il dottor Molvora, grazie della sua collaborazione, buonanotte a tutti, alla prossima.